camicie e jeans fuori moda che diventano borse, vecchie stoffe che si trasformano in kimono, scampoli utilizzati per cinte e accessori. Il riutilizzo va di moda, soprattutto perché alleggerisce i cassonetti dei rifiuti e contribuisce a rispettare l'ambiente. È la filosofia di Made in Testaccio, la griff del riciclo creativo che trasforma i vestiti da buttare via in capi d'abbigliamento di tendenza, riutilizzando sia i singoli abiti scovati nell'armadio, sia partite di abiti e stoffe di cui i negozi vogliono disfarsi. Ho deciso di iniziare questa avventura meravigliosa e sono soddisfatta, contenta, perché credo proprio in un futuro del riuso, soprattutto di materiali che già sono esistenti e che comunque possono avere una nuova vita. Il progetto prevede anche laboratori di arti tessili per imparare a trasformare i rifiuti in risorse. Rispetto dell'ambiente sì, ma anche opportunità occupazionale per chi a fronte della crisi vuole reinventarsi. Io sono antropologa, ho un dottorato in antropologia, mi occupo di questioni indigene, ho imparato a riutilizzare vestiti. Io sono laureata in economia e mi sono occupata di consulenza manageriale. Ha un progetto di fondamentalmente di continuare a intraprendere, cioè a creare accessori e abbigliamento sempre con il riciclo. Un lavoro di ricerca che sfocia nelle sfilate spettacolo. La prossima di Made in Testaccio sarà a settembre alla Città dell'Altra Economia di Roma per presentare la collezione autunno-inverno.